Francesco mi ha chiesto, beh dunque intanto io invece sono contenta dell'intervento precedente perché mi sembra che in poche parole Giovannino poi abbia detto già moltissimo ecco, di quello che nell'idea di chi ha così dato via alle zone pastorali sia il fondamento, ecco, sia vero. A me Francesco ha chiesto appunto di parlare di zone pastorali, vabbè, con particolare riferimento alla nostra zona, quindi che comprende le parrocchie di San Martini, Sant'Agata e Crevalcore, immagino a motivo del fatto che un anno fa circa ho ricevuto l'incarico della presidenza della nostra zona. Le zone sono state costituite nel 2018. E quindi siamo insomma a 4 anni, ecco, di questa, 5 anni di questa, dentro a questa novità. Nei primi 3 anni qui nella nostra zona è stata presidente un'altra donna della parrocchia di Crevalcore, Giovanna, e io sono subentrata a lei l'anno scorso. Non credo di avere ancora per niente le idee chiare sul significato della zona pastorale, e non è che un anno di presidenza e forse qualche cosina che avevo fatto prima, insomma, mi sia stato sufficiente per chiarirmele un po' di più. Tant'è che quando Francesco mi ha telefonato e mi ha affidato questo intervento, sono stata travolta per giorni, tra l'altro, da un vortice di pensieri tutti confusi sulla zona pastorale, e ho capito che mi risuonavano moltissimo tante parole, magari sentite, ecco, anche dalla gente, insomma, in occasioni varie, ecco, in cui mi è capitato di scambiare magari due parole, ed erano tutte parole anche piuttosto negative, cioè tante sottolineature di fatica, di impossibilità, con loro no, ma noi qui, voi, insomma, distanze varie, che sono oggettive, ecco, noi siamo una zona pastorale, cosiddetta di pianura, le nostre parrocchie sono davvero anche distanti, ecco. Per esempio, fra Crevalcore e Sant'Agata ci sono chilometri di campagna. Crevalcore e Sant'Agata sono due comuni diversi, quindi invece San Martini fa parte del comune di Crevalcore. Insomma, tante cose, mi si confondevano tutte quante, tutti questi pensieri. E, appunto, un po' tendenzialmente, così di carico, ecco, come che la zona fosse un qualche cosa che prima di tutto appesantisce. E poi però invece ho detto no, non vorrei andare all'incontro di Cesenatico ai Ronchi a portare del carico, delle sensazioni di fatica, di peso. E quindi nel pensare a come poter uscire da questo turbine, da questo vortice, ho cercato rifugio, devo dire, in un versetto del Vangelo di Matteo, che un po' mi è molto caro perché era il Vangelo che abbiamo ascoltato il giorno che io e Samuele ci siamo sposati. E un po' perché boh, mi capita ecco, di ricorrere a questo versetto quando mi sento non troppo in pace con qualcuno, insomma, ho bisogno di trovare un po' una strada. Sono i versetti 19 e 20 del capitolo 18 di Matteo, che abbiamo tra l'altro ascoltato anche poche domeniche fa. E dice: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.
Allora, a parte chiedermi quei due o tre, se anziché essere persone, come più facilmente ci viene, penso da immaginare, chiedermi se invece fossero parrocchie, gruppi di persone, due o tre parrocchie, nella nostra zona siamo proprio tre parrocchie. Ma poi mi sono fermata un po' di più su quel verbo riuniti. Allora, non sono brava come tanti di voi a cercare significati anche nascosti nelle lingue antiche, quindi mi sono proprio accontentata della versione italiana. E ho fatto un pensiero così, riuniti nel mio nome, riuniti, cioè riuniti, uniti di nuovo, uniti in una cosa nuova. Cioè, come sarebbe se pensassimo alla zona pastorale non come verrebbe un po' da pensare, ma già Giovanni ci ha detto che non lo è, come un'addizione di parrocchie, come che diventi, che prima erano tre, dopo diventano una sola, grande, ma come sarebbe se pensassimo alla zona pastorale come a una cosa nuova, cioè nel senso una prospettiva nuova, che è vero che parte dal cammino e dalla storia di parrocchie, ma che non si può, secondo me, pensare ancora in una logica di parrocchia, se è vero che, come mi sembra che ci venisse detto bene prima, il modello parrocchiale che ruotava tutto intorno a una figura di riferimento unica, che era il parroco, sta un po' scomparendo, si sta indebolendo, ecco, a un certo punto non terrà proprio più, ecco, forse anche già non sta tenendo più. E così, ho pensato così, una cosa nuova, una prospettiva nuova, proprio un po' anche da slegare da tutto quello che è stato prima, come che la zona, dobbiamo proprio immaginarcela come un luogo. È un luogo formale dove percorrere davvero strade nuove in maniera diversa da quello che è stato fin qui. Certamente ognuno venendo dalla sua storia, mica possiamo annullarla o far finta che non ce l'abbiamo alle spalle. Ognuno portando certo tutti i doni che ha ricevuto. Ognuno mettendo proprio lì sul tavolo, sul piatto della bilancia, quelle che sono le ricchezze, quella che è. Però ecco, non per fare di questo un qualche cosa che ancora tiene un po' ingabbiato, ecco, un po' come anche separato dagli altri. Se è vero che le parrocchie sono state sicuramente un modo per organizzare le comunità cristiane, per creare legami, per darsi una struttura, ecco, però struttura che, insomma, francamente, in tanti casi, adesso sento anche un po' partecipando a Bologna insieme agli altri presidenti di zone pastorali, insomma, al Consiglio Pastorale Diocesano, insieme al Vescovo e ai suoi vicari, così sento che, insomma, da diverse parti arriva, ecco, questo senso proprio di essere diventati un po' come chiusi, ingabbiati, appunto distanti, come dicevo prima, dagli altri. Allora, in questo senso, per esempio, la zona pastorale sì, può rappresentare, o chiedo, vi chiedo, tanto per non chiedere, può rappresentare un modo per uscire dai confini, dove i confini rappresentano un qualche cosa così che lega, che chiude, ecco, rispetto agli altri. Anche è stato il Papa Francesco a darci dei suggerimenti importanti su questo, insomma, cominciando fin da subito a parlare di chiesa in uscita. Beh, può essere questa un'occasione, insomma, la zona pastorale sì, rappresenta un'occasione per uscire, andare verso gli altri, incontrare altri, conoscere, insomma, cammini, percorsi, ma prima di tutto conoscere persone. Uno dei nostri diaconi, non vi dico chi è, vabbè, vi do un indizio, suona, messa, non so se. Comunque, tante volte mi ha detto, non so se capite.
Tante volte, devo dire, in questi anni mi ha detto, beh, proprio noi, penso che dicesse noi, qui noi, quelli che siamo qua, proprio noi che abbiamo ricevuto così tanti doni in ordine all'ascolto della parola, alla, non so, una certa ricchezza, ma anche sobrietà liturgica, vabbè, proprio noi. Non vorremmo mica tenerceli tutti per noi questi doni. Beh, siamo i primi che dobbiamo uscire e andare a condividerli. Me l'ha già detto più volte ed è una frase che vi dico, vi riporto volentieri perché, insomma, anche in questo incarico che mi è stato affidato, la vorrei proprio tenere presente. Appunto, tutti abbiamo ricevuto. Sfruttiamo, possiamo sfruttare questa sollecitazione, insomma, della zona pastorale per condividere con gli altri questa ricchezza che abbiamo. Anche Giuseppe mi pare che nell'omelia di stamattina desse un po' insomma, suggestioni, ecco, di indicazioni rispetto a questo. Quindi la zona può essere davvero una sollecitazione all'incontro, a incontrare persone, storie nuove, esperienze. E mi viene da dire che in una fase come questa qui, dove un po' per la prima volta forse noi che siamo ora qui sulla Terra ci troviamo a interrogarci su un futuro che prima di tutto appare incerto, cioè tante cose che a livello appunto di comunità si davano, si potevano dare per scontate, avviate, consolidate, come per esempio il riferimento della figura del parroco, ora un po' in fretta cominciamo a capire che non lo sono più e quindi insomma è una situazione così transitoria, grossa credo per noi, insomma. Sicuramente non c'era mai capitato neanche ai più anziani di noi, penso, nella vita, ecco. Allora ho pensato che proprio perché le zone sono state introdotte, ci sono state messe sulla strada o noi siamo entrati in questo cammino, in questa fase, ho pensato che le parrocchie delle zone pastorali possono essere un'immagine di quell'aiuto simile che il Signore ha voluto dare all'uomo quando ha capito che non era bene che fosse da solo, ci voleva un aiuto simile. E, boh, mi chiedo, può essere che, visto che tutti siamo nell'incertezza e tutti ci dovremmo interrogare, no? Su come fare, su come andare avanti, appunto comunità piccole oppure legami anche con altri, insomma, sono tutti interrogativi. Può essere che la zona sia di aiuto in questa proprio fase storica, ecco, mi viene da dire. Può essere che la zona rappresenti anche una via di pace, laddove fra le parrocchie, non è che proprio sempre ci siano stati questi intenti di comunione, di sì, siamo tutti figli di Dio, siamo tutti, però poi quelli lì, quelli là, noi facciamo in un modo, cioè. Anche noi a San Martino lo sappiamo bene che rispetto ai vicini di casa, proprio i vicini più vicini, insomma, non è che proprio sia stato sempre semplice, ecco, condividere e condividere. Adesso non mi sembra che vada male, però restano appunto ancora delle distanze. Mi chiedo, se la zona invece. Appunto, non possa servire per promuovere invece cammini un po' più condivisi, con pace, superando confini, barriere, distanze, appartenenze, quindi un po' un terreno anche più fluido, mi viene da dire, meno organizzato per gruppi compatti. Poi c'è un'altra espressione che è molto in voga e che aiuta tanto in tanti contesti, che è lo stare in rete. In tante realtà si sta in rete e questa rete non è la rete che ingabbia, che chiude, che soffoca, insomma, ma è una rete
buona, cioè fatta di legami prima di tutto, allora mi chiedo, funziona nel mondo del lavoro, nel mondo dell'associazionismo, nel mondo del volontariato, lo stare in rete, no? Mettersi tutti un po' collegati per darsi una mano, per aiutarsi, per andare avanti insieme. La zona pastorale può costituire, appunto, aiutare in questo, insomma, a fare in modo che ci si senta un pochino più legati apertamente, fraternamente, ecco, ma che davvero all'occorrenza ci si possa dare una mano. Dare una mano in che cosa? Beh, sono stati individuati alcuni ambiti di partenza, secondo me io li chiamo un po' di base, ecco, perché sono i primi quattro forse che sono venuti in mente, che sono l'ambito della liturgia, l'ambito della pastorale giovanile, l'ambito della carità, l'ambito della catechesi, ma poi secondo la fantasia di ogni zona, insomma delle persone, credo che anche altri se ne possano inventare, immaginare, ecco, si può fare rete per darsi una mano ad andare avanti in queste cose. E basta, io mettevo lì questi, ecco, come elementi nella mia intenzione positivi, ecco, volendo davvero assolutamente invece lasciare da parte oggi tutti i dubbi. Francesco mi aveva detto, ma di un po' le criticità che vedi, come la vedi? E io ho preferito vederla così. Non sono molto interessata oggi appunto a ritornare nel vortice con delle distanze e delle criticità, perché non credo che ci possa essere troppo di aiuto, ecco, se no se ci fissiamo troppo su quelle dopo non si vede il buono che c'è, quindi preferirei fermarmi qua. Allora, non so dire se da un anno a questa parte o da 4 anni a questa parte nella nostra zona, visto che mi chiedevi nello specifico, insomma, di fare riferimento a questa, queste cose siano successe, se le abbiamo capite, se ci fa piacere, non lo so. Ho anche pensato che quello di oggi mi sembra, ma correggetemi se sbaglio, un po' la prima volta che perlomeno qua a San Martini, non so, alla Dotta, perché poi appunto la Dotta è in un'altra zona pastorale effettiva, però mi sembra che qui a San Martini questa sia la prima volta in assoluto in cui ci prendiamo uno spazio proprio per parlare di zona pastorale, del fatto che facciamo anche parte di una zona pastorale. Così mi ha un po', non lo so, non mi sembra, cioè abbiamo già fatto cose con le altre parrocchie, ci siamo già visti, assemblee, momenti di incontro, abbiamo ricevuto 4 anni fa la visita dell'arcivescovo, insomma l'abbiamo condivisa anche quella con le altre, però proprio che ci prendiamo un momento per dirci un pochino queste cose mi sembra proprio la prima volta. Non so fare una valutazione di come stiano andando le cose nella nostra zona, però vi vorrei raccontare un'ultima cosa, poi vi prometto che smetto, che mi ha fatto pensare che forse potremmo anche quasi ripartire. Cioè, noi abbiamo cominciato a fare la zona pastorale, appunto, mettendoci subito come dentro a delle cose da fare. Allora, subitissimo mi ricordo che c'è stata la visita dell'arcivescovo da preparare, da curare, quindi tante cose, insomma, per attraversare e vivere insieme quei giorni. E poi altre iniziative, insomma, che sono venute avanti in questi anni. Mi sono chiesta invece se non si potrebbe ripartire semplicemente dal cercare di capire appunto quali sono le forze in gioco, cioè chi sono le persone che vivono la parrocchia di Sant'Agata, che vivono, che fanno qualche cosina, che si sentono legate in qualche modo o anche non legate a Crevalcore. Mi piacerebbe che potessimo ragionare un pochino di più su, prima di tutto, l'incontro fra le persone. Appunto, prima di seguire le varie sollecitazioni, anche che è vero, arrivano abbondanti tutti gli anni, pagine e pagine, non so, di linee guida ci sono anche quest'anno, come l'anno scorso, come arrivano proprio
copiose e sì, alle volte anche io condivido un po' l'impressione di Giovanni che insomma sembrino un po' pesanti, ecco, un po' molto piene, ma poi non si capisce bene di cosa. Invece vi volevo raccontare a proposito di appunto promuovere incontri fra le persone, prima di tutto una iniziativa che abbiamo curato, ecco, come zona pastorale, in particolare è stato l'ambito caritativo che l'ha promossa, che si è svolta a Crevalcore nel mese di maggio quest'anno, una domenica pomeriggio. Eravamo, diversi di noi erano presenti, eravamo nella ex chiesa provvisoria e c'è stato un pomeriggio proprio di incontro fra persone che erano tutte accomunate da un elemento, tutte si diciamo nella loro vita, nella loro settimana, nelle loro giornate, insomma, fanno un servizio per l'altro, si dedicano un pochino, si prendono cura dell'altro. Sono stati invitati a partecipare tante persone non per forza legate alla parrocchia, quindi diciamo le appartenenze, le provenienze erano veramente molto diversificate. Era stato dato un titolo che era Prenditi cura di me, scuola di custodia reciproca, e la giornata è stata uno scambio molto libero di racconti di vita, esperienze. Ognuno ha detto di sé, basta, nessuno poteva commentare, non era richiesto. Quindi era proprio uno scambio molto libero intorno a un tavolo dove semplicemente c'era uno spunto iniziale, ecco, quindi su quello bisognava raccontare. E, insomma, intanto è stata una giornata di impatto emotivo importante, perché quando non si fanno le conferenze ma si mettono in gioco le proprie vite, immediatamente si muovono cose, si muovono, insomma, sentimenti, emozioni, per cui il confronto è stato molto forte. Ma la cosa che mi ha veramente colpito è stato proprio questa modalità, ecco. E questa modalità, ci siamo trovati mica per appunto fare conferenze o trattare temi a livello alto, ci siamo incontrati per raccontarci io, chi sono io e tu chi sei tu. E così anche solo con lo scambio dello sguardo, insomma, adesso forse ci teniamo un po' più presente, mi viene da dire che forse è più facile, avendo individuato un po' di persone, sapendo anche che magari sono inserite in un gruppo, una realtà, fanno una cosa, la vivono in un modo, hanno una situazione familiare di un certo tipo, magari di carico, forse è più semplice che ci teniamo presente, che quindi anche ci sentiamo un po' più vicini, un po' più riuniti in una cosa nuova, che non c'entra con i confini delle parrocchie, con tutto quello che è stato finora. Ognuno ha la sua storia, viene ed è per quello che è, ecco. E così mi chiedo e vi chiedo se non possiamo, almeno qui, non so voi come, cosa state facendo, insomma, come vi vedete come zona pastorale alla Dozza, però se non possiamo un pochino ripartire prima di tutto dall'incontro fra le persone, organizzando proprio delle tavolate così, dove ci si racconta fra famiglie, fra ragazzi, fra che ne so, nella nostra zona ci sono diversi gruppi di comunità religiose, per esempio, e sentire un po' la loro storia, da dove vengono, cosa fanno, come sono, non so, ci sono gli scout, ci sono tante scuole, mi piacerebbe, ecco, che prima di riprogrammare attività pastorali, o meglio, che questa fosse l'attività pastorale, intanto vedere un po' chi siamo, e basta. Visto che ho parlato però di incontro e anche di la ricerca di una prospettiva nuova, vi lascio anche con un suggerimento di lettura. È una lettura molto laica, tanto per non abusare di questa parola che adesso
ma molto, molto, molto. E così mi è capitato fra le mani un po' di giorni fa un librino, è proprio molto ino, quindi lo spessore spero che non vi spaventi. È di Michela Murgia, che è questa scrittrice sarda che ci ha lasciato poche settimane fa. Si intitola L'incontro. È una lettura, credo, intanto leggera, molto simpatica, ironica come lei era, non banale però, eh. Lei secondo me aveva uno sguardo, vabbè, non è che voglia vendervi Michela Murgia, però lei ha veramente un'attenzione, uno sguardo sottile per certe dinamiche di relazioni umane, insomma, infatti comincia da lì, ecco, dal parlare proprio delle relazioni che nascono spontaneamente perché si gioca insieme da bambini per strada. Poi a un certo punto, inaspettatamente, entra invece dentro a delle dinamiche che sono proprio tutte parrocchiali, ma proprio di parrocchia campanile, ognuno ha il suo santo che viene, poi in Sardegna, cioè mi immagino anche in un posto, la sua processione, e insomma tutto sembra un po' così, ecco, un po' come anche Giovanni ci diceva, un po' diventato un po' incancrenito, ecco, in certe sue dinamiche, così, e a un certo punto però salta fuori l'elemento nuovo, che è molto inaspettato, che naturalmente non vi dico, che ribalta proprio la situazione. Ecco, una prospettiva nuova, nata da un'intuizione geniale, un po' così come una folgorazione, che cambia le cose e ovviamente dopo tutto finisce bene. Grazie.